benvenuti al nostro secondo appuntamento di questa prima giornata di Fiera Cavalli 2021 e, come anticipato nel precedente appuntamento insieme al presidente Marco Di Paola, abbiamo parlato di un importante progetto che la Federazione Italiana Sport Equestri sta portando avanti, ha portato avanti e sta portando avanti, ma qui abbiamo colei che l'aveva nel cassetto gelosamente e che grazie al cielo poi l'ha ritirato fuori, l'ideatrice, la promotrice di questo progetto, Fearless Girls, Barbara Ardu, nonché responsabile del nostro dipartimento formazione. Barbara, è stato un progetto davvero bello, ambizioso e secondo le aspettative, le tue aspettative, tu sei una donna molto esigente. Come è andato questo primo appuntamento con Fearless Girls? Ma faccio una piccola premessa. Questo progetto è stato studiato innanzitutto con la partnership della Scuola dello Sport del CONI, che ha messo a disposizione tutto il suo know-how e tutto il suo staff di docenti altamente qualificati. Quindi non sarebbe stato possibile senza un loro valido, una loro valida collaborazione anche in fase progettuale. In realtà questo progetto nasce appunto dall'esigenza di inserire nel management delle associazioni, anche degli organi sportivi, le donne, implementando la loro cultura nello specifico, la loro leadership e la loro consapevolezza di se stesse, perché sono elementi che, e purtroppo è brutto dirlo, ma ancora adesso sono molto importanti per farsi strada in un mondo, soprattutto il mondo dello sport italiano, che è molto appannaggio ancora degli uomini, anche se il nostro sport è decisamente antesignano perché le donne gareggiano con gli uomini. Però nonostante questo c'è sempre, diciamo soprattutto ai vertici di tutti gli organi e dirigenziali, ci sono ancora delle preclusioni nei confronti delle donne. È chiaro che aumentando il proprio bagaglio culturale le donne hanno più possibilità di inserirsi in questo contesto. È anche vero che questo progetto ha trovato un riscontro incredibile, perché noi abbiamo avuto 99, per la precisione, adesioni, che è una cosa che veramente è al di là di quello che potevamo immaginare, e selezionare le 22 partecipanti non è stato semplice. Sono tutte ragazze con diciamo, una grande competenza di base che ha dato un valore aggiunto a questo corso. E allora poi ti chiedo anche quelli che sono stati i requisiti di queste, no, di questa scrematura importante. Qui con noi abbiamo anche Irma Di Marco, che è una delle fearless, quindi una delle ragazze, donne coraggiose di questo progetto. Tu, Irma, sei un'istruttrice federale, hai un tuo circolo, vivi il mondo ovviamente degli sport equestri. Qual è stata l'esigenza che hai avvertito e quindi cosa ti ha spinto a voler partecipare a questo corso di formazione, che vogliamo ricordare gratuito, che la federazione ha messo in campo? Beh, sicuramente è stata un'opportunità da cogliere, cioè per noi che lavoriamo sul campo e quindi viviamo il mondo equestre quotidianamente, direttamente, la possibilità di emanciparci anche da un ruolo nel quale siamo un po' relegate è stata una spinta grande. Cioè, questo corso ha permesso a tantissime di noi di rimettersi in gioco, di rimettersi a studiare e di fare qualcosa per la propria persona. E, è stato un corso meraviglioso, abbiamo avuto docenti di altissima qualità. E, ci siamo conosciute noi Fearless e abbiamo scoperto delle amicizie belle. Ed è stato un corso che veramente ci ha dato tanto, sia dal punto di vista culturale e di formazione. Veniamo da vari mondi, siamo tutte un po' diverse, quindi ci ha arricchito a tutte. E poi ci ha dato tanto anche dal punto di vista umano. Sì. Barbara, abbiamo detto che i requisiti sono stati ovviamente doverosamente anche un po' severi, perché la scrematura era importante. E quindi vorrei chiederti,
Visto che è stato un corso che causa Covid si è dovuto ovviamente realizzare e svolgere in modalità remoto ovviamente, quali sono state, e quindi questo ha creato anche un ulteriore, se vuoi, no, complicazioni, quali sono stati questi requisiti e come si è svolto? Perché poi è stato anche impegnativo ogni settimana, ogni lunedì, ricordiamo il lunedì perché ovviamente i circoli ippici sono chiusi. Ma noi siamo partite con i requisiti di età, che l'abbiamo riservato per donne dai 25 ai 45 anni, quindi ci siamo tenuti su una fascia di età direi un po' ampia ma non troppo. Poi abbiamo messo logicamente come requisito che sarà visto, questo sembra imprescindibile. Ecco, poi siamo passati dei requisiti di carattere, diciamo, successivo. Abbiamo chiesto che lavorassero già amministratore, perché il corso non è un corso di formazione professionale, ma è un corso di implementazione delle conoscenze, quindi certo, il target doveva essere un po' diverso. Poi logicamente il diploma di maturità era, diciamo, faceva parte dei primi requisiti. Poi i requisiti successivi sono stati il diploma di laurea e poi diffusione, cioè una certa, chiamiamola, diffusione territoriale. Quindi noi ci siamo trovati tra le altre cose, un'altra cosa che volevo dire, insomma, 5 posti li abbiamo riservati a delle candidate FISE, quindi delle nostre collaboratrici che ritenessimo necessario inserire per migliorare le proprie competenze all'interno della federazione, per poter rimanere e mettere subito a frutto direttamente nell'ambito federale. Noi, cioè, il requisito della laurea l'abbiamo dovuto mettere subito in cantiere, perché se no facevamo la prima senatura ed erano 47 laurea. Quindi già è tante. Ricordiamo che in Italia le laureate donne sono assolutamente maggiori degli uomini, per cui, o meglio, c'è una fase di non abbandono del percorso degli studi accademici. Dopodiché abbiamo guardato che ci fosse una rappresentativa su tutto il territorio nazionale, quindi a quel punto abbiamo dato priorità per uno o due corsi nelle tutte le regioni che erano presenti con domanda iniziale. Infatti abbiamo una candidata della Sardegna, una candidata della Sicilia, una della Puglia, poi chiaramente del centro Italia, quindi abbiamo una buona diffusione sul territorio, cosa che è stata possibile anche, come dicevi tu prima, perché il corso per forza di cose è stato organizzato online, con una presenza fissa tutti i lunedì a partire dal mese di marzo fino al 3 dicembre, in cui c'è la fine del corso con la graduation ceremony che verrà tenuta alla scuola dello sport, in cui le ragazze avranno l'opportunità di presentare il loro progetto work e avere la possibilità ufficiale di diplomi, per il quale vi aspettiamo ovviamente. Certo, dobbiamo. Irma, abbiamo detto che tutti i docenti sono stati di altissimo profilo, ma come in ogni corso, come a scuola, come in ogni momento della nostra vita, inevitabilmente magari abbiamo preferito un docente o un corso rispetto ad un altro. E allora io non ti chiedo ovviamente di dirmi qual è il tuo preferito, ma qual è stato il percorso che hai svolto, la parte della quale ti sei sentita più affine, più vicina, quella che magari ti ha lasciato un imprinting maggiore. Sicuramente la parte di mental coaching è la parte che ha parlato di leadership e soprattutto le esperienze di atlete donne o dirigenti donne che abbiamo avuto il piacere di incontrare ha lasciato un'impronta importante, perché sono parti che molto spesso mancano nel nostro percorso. Anche perché il mondo dell'equitazione è un mondo nel quale noi donne in realtà nel nostro livello di istruttori piuttosto che di dirigente di circolo non abbiamo non sentiamo tanto questa differenza tra uomo e donne.
in realtà nei ruoli dirigenziali c'è e come. Quindi questa parte sicuramente è stata importante, e poi c'è anche la parte di sociologia piuttosto che di psicologia, piuttosto anche materie molto pragmatiche, di economia piuttosto che di statistica. Ritornare sui libri è stato bello. Cioè, anche perché ovviamente nel percorso di quelle che poi sono ricoprire dei ruoli dirigenziali, di leadership all'interno della governance dello sport, ma in realtà poi in tutte le governance, il fatto umano è fondamentale, quello che è proprio il rapporto con le risorse umane, quindi il fatto che, e questo devo dire veramente brava Barbara, di aver inserito non solo dei tecnici all'interno del percorso di Fearless Girls, ma delle figure, tra queste anche giornalistiche, con Francesco Giorgino che sicuramente è stato uno dei docenti, che potesse dare quei plus in più proprio nel rapporto umano, nell'aspetto proprio sociologico, psicologico, di quella che poi sarà, noi ce lo auspichiamo, no, i vostri ruoli. Abbiamo ricordato che nel mondo degli sport equestri uomo-donna sono assolutamente uguali, stesse opportunità, anzi spesso le donne, come ha detto il nostro presidente, portano a casa risultati sicuramente grandissimi. Allora, questa cosa, Barbara, l'appuntamento a Fiera Cavalli 2021 è un appuntamento importante per Fearless Girls, così come lo è stato Piazza di Siena durante il concorso ippico internazionale. L'evento finirà il 3, ma noi ci auspichiamo, lo so che in questo momento ti sta incastrando, che non finisca, perché di questo ne ha esigenza il mondo imprenditoriale e il mondo dello sport. E siccome noi sappiamo che questo progetto è un progetto sposato anche dal sottosegretario con delega allo sport, Valentina Vezzali, che lo ha anche per il ruolo che oggi lei ricopre, arriva da una carriera, no, agonistica, campionessi si resta sempre per tutta la vita, e oggi avere un ruolo diverso sicuramente le fa ricoprire anche grandi responsabilità. E allora questa cosa che è condivisa con della scuola dello sport potrebbe essere interessante se poi, come dire, divulgata e allargata a tutte le federazioni sportive, magari sempre con FISE capofila? Questa è un'idea sicuramente da percorrere. Noi abbiamo cercato nel corso di scegliere gli argomenti in maniera che potessero essere un po' tagliati per le esigenze dello specifico comparto. Però comunque sono argomenti che chiaramente sono esportabili, diciamo, a qualsiasi sport, a qualsiasi contesto sportivo, possono essere anche generalizzati, ossia è creato un format che possa essere esportabile per tutti, quindi con un grado di livello di approfondimento inferiore rispetto a quello che abbiamo cercato di applicare noi sulle singole. Però sicuramente il progetto si presta, perché la problematica è la stessa per tutte le federazioni, perché appartiene allo sport italiano. Se tu oggi dovessi rimettere mano al progetto Fearless Girls, sul quale hai lavorato, hai elaborato, lo hai oggi testato per la prima volta in un percorso, come abbiamo detto prima, impegnativo ma con grandi soddisfazioni, cosa aggiungeresti eventualmente in questo corso di formazione, o cosa limiteresti rispetto ad un argomento che magari ha prevalso su altri e che forse aveva meno esigenze di esistere? Dico che la domanda è un attimino anticipata, perché quello che intenderò fare, e che non faccio adesso, con loro ho già comunque parlato, è di fare un debriefing insieme a tutte loro per capire prima di tutto quali sono stati gli argomenti che già comunque so, perché me li hanno già esplicitati, quindi quali sono gli argomenti che vorrebbero approfondire e quali sono gli argomenti che magari si possono un po'
contrada, perché gli argomenti, dico la verità, credo che siano tutti importanti e che tutti più o meno vanno trattati, compresa la parte fiscale che so che è stata abbastanza... che nel nostro sport, negli sport equestri è anche particolarmente complessa, diciamo. Chiaramente il fiscalista che ha fatto le sue lezioni era molto ferrato nello specifico, ma se ne parte un po', ecco, quella per esempio vorrei capire se è stata gradita, come è stata, se forse potrebbe essere un contratto, se potrebbe lasciare uno spazio magari a qualche ampliare qualche argomento. Quindi questo merita un debito e la disponibilità. Dopodiché vediamo se proporlo con qualche correttivo. Tu oggi ti senti un po' la mamma di tutte queste fearless, perché fearless lo sei tu e lo dimostri ogni giorno da anni in quello che è un po' la scelta professionale che hai fatto. Devo dire che poi tu forse più di tanti altri ti interfacci proprio nella formazione con tanti uomini. Quindi, ed è un'esigenza che tu hai sentito nel corso del tuo percorso professionale? Ho toccato con mano quelle che sono, è inutile nasconderci, quelle che sono le tecniche del contesto sociale e anche all'interno della verità. Bisogna essere sempre molto attenti come ci si muove per mantenere e mostrare la propria personalità. No, no, certo, però dobbiamo prendere un po' di spazio, siamo tre donne qui ovviamente. Bisogna un po' manifestarsi e con competenza e con preparazione. Allora io ringrazio Barbara Ardu, ovviamente l'appuntamento importante lo ricordiamo per l'evento di cerimonia il 3 dicembre, dove poi sicuramente alla Scuola dello Sport, dove presenteremo chissà quello che sarà il progetto 2022. Grazie a Irma Di Marco, grazie perché vai, assolutamente sì. A nome di tutte le ragazze, per ringraziare sicuramente la Federazione Italiana Sport, questa è la Scuola dello Sport, ma in particolar modo Barbara Ardu. Assolutamente, assolutamente. La mamma è stata un po' un esempio e questa è una cosa... Che ho detto prima, assolutamente vero, certo, certo. Condivido, condivido, non fare la timida. Grazie, grazie davvero. No. No, grazie a voi e noi vi diamo appuntamento al prossimo momento di Fise TV, il nostro salotto dedicato a questa speciale edizione Fiera Cavalli 2021. A dopo.